Buonasera e benvenuti al primo match day dell'Ace Cup del 2016. Questa sera due partite di altissimo livello. Alle 20 scenderanno in campo i ragazzi del Cassini contro i ragazzi delle Immacolatine. A seguire la grande sfida tra il Montale e il Leonardo. I ragazzi di Mister Bigi e delle Immacolatine arrivano da un pareggio nella loro prima partita, mentre i ragazzi capitanati da Occhi Pinti sono all'esordio in questa terza edizione. Ricordiamo che i ragazzi di Occhi Pinti hanno vinto la prima edizione dell'Ace Cup nel 2014. Sarà sicuramente una grande partita tecnica e tattica. Vi auguro buon calcio. Si è appena conclusa la prima partita di questo primo match day dell'Ace Cup 2016. Cassini batte Immacolatine per 3-1. Siamo in compagnia di capitano Occhi Pinti, roccia della squadra. Ciao. Sì, oramai è il quarto anno che tiriamo avanti questa carretta qua. E boh, è iniziata bene nel migliore dei modi. Mi ricordo che l'anno in cui abbiamo vinto il torneo, la prima partita è andata decisamente peggio, quindi sono contento e si può migliorare tanto, sono fiducioso, faremo bene. Nell'altro girone c'è un mister che dice vincere con vincere. Tu da capitano del Cassini ti senti di affermare anche per la tua squadra questa affermazione? Parli di... Di mister Mangano, LM ovviamente. LM14. Io sono partito con poca umiltà e continuiamo su quella linea. Vinceremo e convinceremo più di loro e vinceremo contro di loro. Dichiarazioni importanti, le lanciamo direttamente a Mister Mangano. Due battute velocissime anche col vice capitano, nonché compagno di ruolo di capitano Occhi Pinti. Ciao Armani. Ciao Carlo, grazie mille per averci ospitato di nuovo al torneo. E come ha detto Andrea, è stato un buon inizio. L'importante era vincere, non è mai facile, perché soprattutto la prima partita l'importante è partire bene facendo risultato. Noi oggi ci siamo riusciti, abbiamo sofferto anche un paio di assenze per problemi fisici, però alla fine la squadra si è comportata bene. L'importante era chiuderla. Ci siamo fatti un mezzo gol da solo, però il risultato alla fine dimostra che se c'era una squadra che doveva vincere, quella eravamo noi. Sì, giustamente, ma avete un po' sofferto. Ho notato alcune ripartenze delle Immacolatine. Molto bravi i ragazzi delle Immacolatine di Mister Bigi in alcune ripartenze, soprattutto nel secondo tempo, quando poi hanno preso anche gioia del forismo del primo gol loro. Hai notato anche te questo? Ah sì, allora sicuramente sono una buona squadra. Forse non hanno punti di diamanti che emergono all'interno dell'organico, però tutto sommato sono compatti, come hai detto te, sono molto molto reattivi, pronti sempre a ripartire. In qualche occasione ci hanno messo in difficoltà, come giusto appunto quella del gol, però noi ce la siamo cavata bene, abbiamo retto, abbiamo tenuto botta e alla fine il risultato ce l'ha. Siete stati trascinati anche da una grandissima tifoseria presente sugli spalti. Non è facile avere così tanti ragazzi la domenica presto alle 19 sugli spalti, comunque è soddisfacente questo. Preferiscono venire a vedere noi che andare allo stadio a vedere la Samp, probabilmente. Ciao Emanuele. Buonasera a tutti, eccoci qui anche quest'anno. Sono venuto a trovare il mio carissimo amico e quest'anno c'è una grande novità. Ce la racconta un po' Armani, poi la rispedi anche te. Sì, quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere come sponsor, come aiuto economico, gli amici della Gold Young, nota compagnia, organizzazione che... Staff leader. Esatto, che organizza eventi per giovani in tutta Genova e non solo.
Niente, abbiamo Emanuele qui come rappresentante, appunto, se ha due parole lui da dire. Beh, iniziare così si inizia nel migliore dei modi. Speriamo che il Cassini porti in alto il nostro... Devo dire una chicca: nel tunnel durante la partita si lamentava abbastanza, ragazzi, che è troppo piccolo lo schema. Pertanto vi hanno sborsato un sacco di soldi. Occhi pinti alla dire. Eh no, ci sono stati problemi di stamperia. Cause di forza maggiore non ha dipeso da noi. Cercheremo di onorarla in altri modi. E... il gol di Young, essendo anch'io membro del Gold negli anni passati, dico che va onorato. Vecchia gloria, l'ha detto lui questo. Io però colgo l'occasione anche di mandare un saluto a un'altra multinazionale delle discoteche, che è l'amico Tommy Borella. Maso Borella e tutto lo staff del sabato. Assolutamente, e al grande capo Alberto Noia. Se posso finire, volevo ringraziare tutti i tifosi, perché non credevamo che sarebbero stati così tanti, ci hanno sorpreso, era la prima. Sono venuti basandosi sul nulla. Spero che questa partita li convinca a venire ancora più numerosi alle prossime partite e ci divertiremo insieme. Con queste bellissime dichiarazioni di Occhi Pinti, io vi auguro, ragazzi, una buona serata. Viva lo staff Gold Young. Ciao e alla prossima partita, ragazzi. Vorrei ringraziare anche gli sponsor dell'Ace Cup, Willy Sport, e soprattutto le pizze di Marcello, che ricordiamo è aperto anche a Genova Nervi. E adesso scenderanno in campo due potenze dell'Ace Cup, il Montale contro Leonardo. Sicuramente una super partita. Vi auguro buon calcio. Ci vediamo a fine partita con i protagonisti. Rieccoci nella sala stampa dello stadio Carlini di Genova. Si è conclusa Montale Leo, 4-0 per il Montale. Buonasera mister Pinazzi. Buonasera. E buonasera Baragnato. Buonasera. Mister, parliamo di calcio o di politica? No, qua parliamo di calcio. Politica la lasciamo fuori. Sempre fuori dagli stadi, mi raccomando, la politica. Lasciate la parola, avete dominato un primo tempo nettamente dominato dai ragazzi rossi del Montale per 3-0, un secondo tempo si è rivisto un po' Leonardo nei primi 10 minuti, però poi il 4-0 ha tagliato le gambe ai ragazzi di mister Casati. A te la parola. Sì, no, abbiamo iniziato molto bene la partita, approcciato fin da subito con la giusta testa, abbiamo iniziato a tirare in porta come dovevamo. Forse abbiamo peccato un po' davanti alla porta 2-3 volte, potevamo essere più incisivi, però merito va anche al portiere avversario, che qualche volta ha messo una pezza dove magari potevamo prendere anche 2-3 gol in più loro. Gli errori sotto porta prima o poi li paghiamo, quindi dovremo modificare un po' questa nostra pecca. Tu hai fatto i complimenti al portiere avversario, io tengo a fare i complimenti anche alla tifoseria del Leonardo, che ha riempito gli spalti di colore, cori e fumogeni. Complimenti a tutti i ragazzi. E i ragazzi del Leonardo, mister Casati e tutti i suoi ragazzi sono in silenzio stampa per questa sera, preferiscono non parlare. Un'ultima battuta con uno dei protagonisti della partita.
che ha giocato per tutti i 90 minuti? Sì, sì, 90 minuti, esatto, esattamente. Qua mi dice mister Pinazzi, fammi concludere con una frase. Facciamo fare ancora una battuta ai ragazzi, poi parola a mister Pinazzi che vorrà fare politica sicuro. Boh, abbiamo giocato benissimo il primo tempo, il secondo abbiamo lasciato un po' di spazio agli avversari, presi anche dalla stanchezza, potevamo sfruttare, come ha detto il mister, molte più occasioni davanti alla porta, però alla fine come prima partita tutto bene. Temete il Cassini che stasera ha dominato prima di voi? Non temiamo nessuno noi. Come ha detto anche al Cassini, il mister del King ha lanciato un messaggio bello forte: vincere con vincere. Voi, il Cassini ha confermato con capitano Occhi Pinti questa frase, dicendo che convinceranno anche loro. Voi vi sentite di dire ai vostri tifosi che convincerete anche voi? Siamo pronti alla guerra noi. Pronti alla guerra. Ultima battuta da mister Pinazzi. No, sentiamo tanto parlare, vincere e convincere. Noi non abbiamo bisogno di slogan. Noi giochiamo, entriamo in campo e dimostriamo quello che abbiamo. Se gli altri vogliono fare gli slogan, li facciano fuori dal campo. Affermazioni pesantissime di mister Pinazzi. Per questa sera dallo Stadio Carlini in Genova è tutto. Vi auguro una buona notte e ci vediamo domani sera con la prossima partita dell'Ace Cup 2016. Ciao a tutti.